Cerimonia di insediamento stamani in comune a Pescara per il neo sindaco Carlo Masci. Il presidente del tribunale Angelo Bozza, dopo la convalida dei voti, ha ufficialmente nominato Carlo Masci sindaco della città. Passaggio della fascia tricolore con l'ormai ex sindaco Marco Alessandrini. Amo questa città e spero di poter svolgere con successo il mio lavoro per renderla ancora più bella, vivibile e sicura, così il primo cittadino nel suo discorso di insediamento. Carlo Masci, un sindaco sul territorio presente, lei ha già avuto modo di incontrare tanti cittadini per ascoltare le loro richieste. Sì, ho continuato a farlo, l'ho fatto in campagna elettorale, ma ho continuato a farlo anche in questi giorni e continuerò a farlo anche da sindaco. Amo questa città e spero di poter svolgere con successo il mio lavoro per renderla ancora più bella, vivibile e sicura, così Carlo Masci nel suo discorso di insediamento. C'è molto da fare, ha aggiunto ancora il primo cittadino, e i pescaresi si attendono molto da noi. Nel suo discorso Masci ha ringraziato poi ufficialmente Carlo Pace. Alla pronuncia del nome dell'ex sindaco scomparso il 28 marzo del 2017 si è levato un fragoroso applauso nella sala gremita di consiglieri, impiegati comunali e sostenitori. È stato un grande sindaco, ha affermato Masci, il mio padre politico. Parlando poi del nuovo esecutivo, Carlo Masci ha aggiunto infine. Io i nomi ce li ho in testa, ovviamente poi li confronterò con i partiti, aspetto da loro le indicazioni, ma penso che le indicazioni siano venute dall'elettorato. I cittadini hanno sempre ragione, quando poi votano esprimono il consenso e scelgono persone che hanno anche conoscenza dei problemi, hanno esperienza e competenza, credo che la scelta venga naturale. Riuscirà a soddisfare anche le richieste dei partiti, per così dire, minori, le loro attese, le loro aspettative? Mai. Io penso che chiunque abbia partecipato a questa competizione elettorale e che abbia contribuito alla vittoria del sindaco debba avere uno spazio politico-amministrativo per poter svolgere l'attività di governo e per poter attuare il programma che è stato sottoscritto da tutti i partiti e dal sindaco. Quindi certamente troveremo le formule affinché ogni partito possa avere la propria rappresentanza, la propria visibilità e sicuramente possa incidere sul percorso amministrativo nella città di Pescara.